sei il figlio del gufo. Cos'è successo? Ladri alla tenuta irata. Devi far presto. L'erede divino è in... In che anno siamo? In che anno? Che domanda strana. Dimmelo. È l'anno del pellegrinaggio alla fonte del drago. Il pellegrinaggio alla fonte di drago. È stato 3 anni fa. Ma che significa? Lo scultore parlava di un vecchio ricordo. Non ricordo nulla di questo. Ma si direbbero eventi passati. Il pellegrinaggio alla fonte di drago. È stato 3 anni fa. Le lucenti, splendenti scaglie della carpa del tesoro, portamene e ti ricompenserò profumatamente. Ti ringrazio per la gentilezza, portami presto altre scaglie.
Ehi, guarda come brucia! Bastardi! Ehi! Sei uno shinobi, se non sbaglio. Prendi l'ascia shinobi dal tempio e poi spaccagli la testa, ti prego! Thank you.
Lupo fedele, prendi il mio sangue e... Sei tornato. È stato... o era realtà? È stato un sogno o è successo veramente? Non ne ho idea. C'è una cosa che ti posso dire. Il grande Buddha ha deciso di risvegliare alcuni tuoi vecchi ricordi. Ciò che hai sentito, che hai ricordato, dipende tutto da quello. Non so se quello che ho visto sia accaduto veramente. Nessuno può dirlo. La protesi Shinobi. Vedo che ti ci sei abituato. Tieni, è per te. Di cosa si tratta? Contiene modi per mordere il nemico con quella tua zanna. In altre parole, tecniche di combattimento per la tua protesi. Capisco. Pensavo che mai più sarebbero servite quelle tecniche per la protesi, ma mi sbagliavo. Qualunque cosa io faccia, Noti qualcosa di diverso? Sì. E che cosa? Sono morto. La voce dell'erede divino mi ha raggiunto e improvvisamente ero di nuovo vivo. Dunque sei morto e ora vivi ancora. Quindi si tratta di una resurrezione. Resurrezione? Lord Kuro, si dice che sia un potere del retaggio del drago dell'erede divino. Chi ha ricevuto il potere della resurrezione ritorna in vita dopo la morte, più e più volte. Impossibile. Sì. È piuttosto strano, eppure sta accadendo qui e ora. Fammi sapere se noti altri cambiamenti. Credo che il potere della resurrezione comporti delle conseguenze. Sono felice che tu sia qui, Mastro Lupo. Addio. Ammazzati, bastardi! Ehi. Sei uno shinobi, se non sbaglio. Prendi l'ascia shinobi dal tempio e poi spaccagli la testa, ti prego! Ehi, aprite!
Aprite o guai a voi! Vi sento sussurrare lì dentro! Se non vi arrendete con le buone adesso, poi ve ne pentirete! Ehi, mi sentite? Ehi! Non cercare di muoverti o le tue ferite peggioreranno. No, devo andare. C'è un cacciatore di shinobi tra i banditi. È estremamente abile. Se non lo affronto... Te lo proibisco. Non sei in condizioni. Sei... lo shinobi del giovane signore? Sì. E a cosa servi? Quando le cose sono precipitate, tu eri sparito. Aspetta, dimmi che non sei stato tu a condurli qui. Hanno scelto il momento perfetto per attaccare. Normalmente quei banditi non avrebbero avuto chance. Sì, sei stato tu per forza. Muori. Muori, traditore. Sei... Non sono un ladro. Tu sei al servizio del giovane signore. Oh, grazie al cielo. Onorevole Shinobi, quei luridi banditi cercavano il giovane signore. Hanno già scalato il colle e dato fuoco alla tenuta. Il giovane signore sembrava non avere via di fuga. Ti scongiuro, Shinobi. Salva il giovane signore. Ti affido questo. Prego che sia d'aiuto. Lo farò. Ehi, bravo uomo! Anche tu a caccia di tesori? Bravo uomo! Hai l'aria dello shinobi, direi. Stai cercando qualcosa? Beh, in ogni caso, qui sono arrivato prima io. Tieni gli occhi ben aperti là fuori, intesi? Ah, a proposito, mentre venivo qui, ho visto una pagoda a tre piani sopra un dirupo. È una bella pagoda, molto elegante. Scommetto che là dentro c'è qualche tesoro. Per forza. Almeno io la penso così. Non sono qui. Ma non ho scelta. Maledetto. Thank you.
padre. Sei tu, temo di aver commesso uno sbaglio. Forse inizio a pagare il prezzo del tempo. No, non ti curare delle mie ferite. Inutile. È troppo tardi. Lupo, prendi questa. Questa è la chiave del tempio segreto nel palazzo della tenuta. L'erede divino è lì. Passare dal davanti è impossibile. Non supereresti mai le fiamme. Sì, forse le rubi proprio qui fuori. Sì, torna all'ingresso della tenuta e cerca una via laterale lungo le rubi. Entra dal retro, attraverso il cimitero, è la tua via d'accesso. Ho capito. Lupo, ricorda sempre il codice di ferro. Sì. Il Signore è assoluto. Lupo, proteggi il tuo Signore con la tua vita. Padre.